Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Tana degli Scacchi, signori. È tornato il Barba Fantasy con un nuovo cappellino fantasioso. Bene, Barba Fantasy, vuoi salutare? Ciao a tutti, sono il Barba Fantasy. Sono, sono tornato dal Madagascar. Fare ho fatto tante foto, ho visto molti paesaggi. Con... Adesso anche Carlo ha i baffi fantasiosi. Siamo tutti fantasiosi, io ho il mio nuovo cappellino a cilindro. Bello, fantasioso. Bene. Benissimo, Barba Fantasy, ci voleva lui come ospite in questa puntata clamorosa. Clamorosa appuntamento col personaggio misterioso. Prima di cominciare mi raccomando, like, iscrizioni, attivate tutte le campanelle di tutte le parrocchie, di tutti i campanili. Bene signori, ma di chi andiamo a parlare oggi? Oggi andiamo a parlare di un giocatore che probabilmente nessuno di voi ha mai sentito nominare, ma è stato uno di quei giocatori che a par suo ha fatto la storia degli scacchi, ha collaborato affinché un altro giocatore diventasse quello che tutti noi conosciamo. Ebbene, parli, parleremo di un lettone, un giocatore nato nel 1937 a Riga, Ivars Gipslis, ok? Ivarse Gipslis, un connazionale di Mika Ital, quasi coetaneo, Mika Ital del 1936, un anno più vecchio, hanno fatto insieme la scuola degli scacchi eh, in Lettonia, a Riga, seguiti dal maestro Koblenz ma uno mi può dire ma cosa c'entra Ghiblis con Tal ebbene erano compagni di banco nella scuola di, di Koblenz la scuola scacchistica. Tal era il primo della classe Tal era lo studente modello infatti era il preferito da Koblenz ma Tal aveva un problema era affascinato da quel suo compagno di banco. Voi non avete mai provato, ad esempio, a scuola, alle elementari, ad essere magari i più bravi in tutte le materie, i primi della classe, quelli che i cocchi del maestro della maestra, ma avevate un compagno di banco che era simpatico ai compagni di classe, era alto, bello andava abbastanza bene in tutte le materie, non aveva bisogno di eccellere, perché lui era completo in tutto. C'era quella sorta di invidia, dire io sono il primo della classe, ma lui ha il carisma, che io non ho. Infatti, Tal, da ragazzino, aveva dei problemi di timidezza. Ci credo io, andare, insomma, a scuola con tre dita, un po' sciancato, era malato, insomma, era cresciuto, nato, debilitato, no? e quindi anche se era il primo di tutti eh, a scacchi a quell'età però soffriva di questa sudditanza psicologica nei confronti di Gipslis. ma non mi puoi dire, ma i risultati di tale erano diciamo potevano tranquillamente eh, bastardi, no? Il fatto è che tal da ragazzino aveva uno stile di gioco sì fantasioso ma se lo teneva dentro era timido. Giocava anche aperture molto posizionali, tant'è vero che la storia racconta che Koblenz lo ha un po' come dire bacchettato. Tu potresti essere un giocatore fantasioso ma sembri timido. E uno può pensare che sia stato Koblenz a scatenare poi la fantasia di Tal non è così Tal era già fantasioso di suo ma non la tirava fuori quasi mai okay? soltanto in qualche piccola occasione tendeva ad aprire anche uno di quattro insomma era un giocatore diligente, posizionale gli piaceva attaccare però ma non era il Tal sacrifica tutto mentre Gipslis era un fantasioso era un barba fantasy era uno che non gliene fregava niente del risultato, infatti, non era il primo della classe. Ma era un talento mostruoso per la tattica fantasiosa. Ora andremo poi a vedere le sue partite, che sono qualcosa di mirabolante. E tale era invidioso del suo stile, ovvero Tal diceva: Io sono fantasioso, però lui riesce a esprimere la sua scacchiera. Io no. Sono diventati molto amici erano compagni di banco, Tal guardava con attenzione e analizzava con attenzione le partite di Gipis. Okay. Nel confronto tra i due, a livello scacchistico, Tal mh, ha giocato eh, 23 partite contro Gipis, 5 vittorie di Tal, 2 vittorie di Gipis e 16 patte. Il che vuol dire che Gipis era più debole di Tal, ma non così tanto. Eh. Gli ha inferto due sconfitte e poi lo ha tempestato con 16 patte. Chiaramente Tal era più forte, Tal è poi diventato campione del mondo. Kiplis invece non aveva il sogno di diventare un campionissimo, il suo sogno era quello di diventare un giornalista sportivo. Infatti diventerà eh, il red caporedattore della rivista scacchistica 64, rivista scacchistica sovietica. Diplis era un mordi e fuggi, giocava ogni partita come se fosse un film di fantascienza, ma non gliene fregava niente alla fine della classifica. Il suo più bel risultato è stato terzo posto al campionato dell'URSS del 67, davanti a tal, tra l'altro. Per spareggio tecnico, ma davanti a tal. Nel 1967 era diventato grande maestro, mentre tale era già stato campione del mondo, ok? Tra i due, diciamo la verità, non c'è tanto paragone, ok? Gibbs era un talento puro che non gliene fregava nulla di diventare un, uno scacchista professionista dell'Unione Sovietica. Professionista nel senso collocato nell'establishment, ok? Si può dire che questo, questo ragazzo alla fine della fiera si è risparmiato molto stress, ha fatto quello che ha voluto, ha fatto il giornalista, ha sicuramente trionfato in diversi tornei, non è mai diventato famoso. Ma dobbiamo ringraziare lui se mica il Tal è diventato così tracotante, se su mica il Tal si fanno così tanti video le combinazioni di tal ok lui le aveva già dentro ma gli serviva la scintilla gli serviva un pretesto per tirarla fuori era timido da bambino ghiplis gli ha tirato fuori un po' quell'invidia quella sana invidia competitiva no? per dire anch'io potrò un giorno giocare come te caro mio Giplis ok, Gipis era, vedete nella foto, la foto che ho messo nella copertina, Gipis alto, biondo, con un anno in meno, tra l'altro, di Tal, che gli è di fianco, nel 1953, Tal 16 anni, Gipis 15 anni, erano nella scuola di Koblenz, guardate Tal, nella foto, come osserva le analisi di Gipis, era affascinato, era totalmente trasportato dal gioco di Gittis bene adesso andremo a vedere tre partite col bianco tre partite col nero tra l'altro Gittis diventerà campione della Lettonia nel 55 nel 56 nel 57 nel 60 è nel... diventato pluricampione della Lettonia ok andiamo a vedere tre partite col bianco e tre col nero la prima partita partiamo subito col bot partiamo proprio subito col bot 1958, ovvero due anni prima che tal incomincerà la scalata al titolo mondiale contro Botvinnik, tal diventerà tra il 60 e il 61 campione del mondo assoluto di scacchi. Ma nel 1958 Giplis, con i pezzi bianchi, affronta tal a Riga per stabilire una volta per tutte chi era il più forte lettone. Ok. Tal fino ad allora con Ghiblis aveva avuto un bilancio di diverse patte e due vittorie. Ghiblis non era mai riuscito a battere Tal fino a questa partita, 1958. Però ricordiamoci una cosa, Tal era più forte di Ghiblis ma ne era affascinato. Vinceva ma avrebbe voluto vincere, anzi avrebbe voluto rischiare di perdere. Ma giocare come giocava Gipplis perché poi è quello che è successo dopo, Tal sacrificava pezzi in maniera spesso scorretta, pur di somigliare a quel suo vecchio compagno di scuola, compagno di banco. Okay? Andiamo a vedere: Gipplis con i pezzi bianchi apre 1 e 4. Siciliana la parte di Tal, cavale, f3 D6, D4, Sberlucco. Sberlucco. Cavallo F6 va ad attaccare il pedone Michael Tal, probabilmente una Neidorf, vediamo. Cavallo C3, tutta teoria, difende il pedone. Ma Michael Tal gioca la variante classica, non gioca la Neidorf. Vediamo. Vescovo G5, adesso in caso di E6, si rientrerebbe in una famosa linea della Scheveningen. E Tal ci entra subito. Quindi Scheveningen, la Scheveningen... Oggi non si vede più nei tornei per colpa dell'attacco Keres, ma Tal è stato furbo. Tal non ha giocato subito E6, per non beccarsi subito G4, che è l'attacco Keres, l'attacco Keres che ha dato molto fastidio alla Scheveningen. Tant'è vero che ormai hanno tutti ripiegato sulla Nighthurst, ma Tal è furbo. Tal gioca prima cavallo C6. Così una volta che il bianco gioca Vescovo G5 e 6 si rientra nella, nella Scheveninghe ma non c'è più il piano con G4 G5 in realtà che c'è il Vescovo in mezzo bene qui donna di 2 chiaramente Ghibis vuole arroccare lungo il giocatore vedrete in grado di fare qualsiasi cosa A6 tipica della siciliana L'idea è quella poi di giocare Vescovo D7, Vescovo E7, oppure Donna C7, difendere il cavallo, giocare B5 e attaccare su suo A di Donna. Arrocco lungo da parte di Ghiplis, Vescovo in D7, F4, iniziamo con l'attacco di punteruolo, H6, qui Tal interroga il Vescovo, il Vescovo si sposta giustamente, mantiene l'inchiattura e qui Tal, Tal comincia a fare una delle sue. Tal aveva sempre vinto, cioè sempre. ha pattato, ne aveva vinte due con Gippis, non aveva mai perso. Qui si trova con i pezzi neri e dice: Voglio cambiare stile. Quando ti ho battuto, ho giocato lo, con lo stile posizionale perché tu hai un gioco veramente fantasioso. Ma adesso ti voglio battere col gioco fantasioso, con le tue stesse armi e gioco cavallo per E4. Cavolo per E4, come potete vedere, non è tra le prime del motore. Ok, è una mossa tra virgolette scorretta. Che cosa fa? Lascia la donna impresa, tal. Ma sta attaccando la donna di Gippslist. Ora, la migliore del motore è quella di spostare la donna in E1, attaccare il cavallo due volte e difendere il vescovo con la donna. Ma vediamo se giocherà la migliore. E la gioca! La migliore del motore! Ghiblis non si fa impressionare da tal. Okay? E guardate tal cosa è costretto a fare. A tornare a casa, ma voi l'avete mai visto. Mica il tal costretto a battere in ritirata, l'MLM, a dire ma mi sono sbagliato. Devo tornare indietro con un pezzo. Io che sono re degli attacchi, re dei sacrifici, costretto sulla difensiva. Psicologicamente tal... Non riusciva a battere Gipplis con lo stile di Tal perché in realtà non era lo stile di Tal, era lo stile di Gipps, ok? Che Tal cercava in tutti i modi di scimmiottare perché era psicologicamente, eh, aveva la sudditanza psicologica, ok? Ma non nel risultato, ma nello stile, ok? E qui signori, che favoloso cavallo F5 è la migliore del motore. Gip fa vedere che è lui il vero tal, ok? Mette il cavolo in presa, non si può prendere perché è inchiodato il pezzo, ok? Però incominciamo già, incominciamo già. Donna 5, tal che cosa fa? Toglie la donna dai raggi X, eh, comincia ad attaccare sul punto in, eh, in A2, che è difeso dal cavallo, dà un occhio alla donna e prima o poi arroccherà lungo e vorrà attaccare il cavallo, sbaruccarselo. Vediamo qui, vediamo che cosa si inventa Ghippis. Tal, qui però, se lo guardare bene, si sacrifica un pedone. Sacrifica un pedoncello, signore. Sacrifica un pedoncello e se lo sbarucca, la migliore del motore. Vescovo per D6, la migliore del motore. Torre per D6, recupera il pezzo. E qui Tal ha diverse opzioni. La migliore del motore è cavallo 7 o a rocco lungo. Se tale è coerente a rocca lungo ed è coerente a rocco lungo. Adesso la partita sta cominciando a diventare una, una tonnara. Eh? Potrebbero esserci dei problemi tattici. Qui la migliore del motore è donna e 3 Però ce ne sono svariate. Ma qui Gipris sorprende tutti e gioca un, un rocleft. E retromarcia! Fantasioso! Quante che roba, torri di 2. Pazzesca. Una mossa pazzesca. Il motore non la condanna del tutto. Però questa è una mossa fantasiosa. Attenzione. Tal, retito da questa mossa fantasiosa, ne, ne gioca una delle sue. Però sbaglia, sbaglia. Avrebbe dovuto accontentarsi di mosse come il G5, magari sacrificare il pedone G per aprire qualche colonna giocare cavallo E7 per ricollocare il cavallo magari in F5, per attaccare il vescovo, ma non ha voglia di giocare posizionale, ha voglia di giocare come Ghiplis. avanti, una sfida all'ok okay Coral E5, di punta ruolo. Qui don, vescovo C4 sviluppa un pezzo, adesso stanno cominciando ad urlare la marmaglia dall'altra parte del condominio, va bene. Proprio quando faccio i video io si mettono okay, a, a urlare in casa bene vescovo c4 visto che non c'è Snoopy eh, ci vogliono loro chiaramente Snoopy adesso è in campagna eh, a disturbare i contadini oh, talo accetta il pedone attenzione qui incomincia un turbillone in, incomincia un turbione. la migliore del motore qui e dar via la coppia di vescovo via gioco aperto Dà via la coppia di vescovi a gioco aperto e la gioca a costo di creare i famosi pedoni cassetta della frutta impilati no, al mercato generale. Mostruoso, da via la coppia contro Tal per distruggere la struttura pedonale. E gli sbarluca anche un pedone, la migliore del motore, tanto per non farci mancare nulla. Tal reagisce alla sua maniera, ma non sono mosse precise. Sono mosse che somigliano a quelle di Gipplis. Attenzione, attenzione. Gipris gioca torre in F1, la migliore del motore. Signore. Se ne frega di quello che vuole fare, Tal. Se ne frega. Tal gioca a cavallo E5. Vuole ammucchiare pezzi, è la sua strategia. no? Ammucchiare tutti i pezzi. Portare tutti i pezzi contro il re avversario. Cosa che avete visto in tanti video su tanti canali di YouTube. Che fanno vedere sempre mica il talo, ok? Bene, questi urlano come degli animali della giungla, ok? Bene, e che vadano a gridare da un'altra parte. Mi dispiace se sentite queste urla disumani, porte sbattute, avanti. Probabilmente non vogliono fare i compiti. Qui la migliore del motore, signori, il vescovo di 5 e la gioca, ma che, ho? Ma che è questo? Ghiplis, il compagno di banco di Tal, la migliore del motore. Cosa fa? Interpone il vescovo sulla torna. Questa è una, mossa, una scelta difficile da prendere. Okay? Tal riporta indietro il cavallo. Per ancora una volta Tal è costretto a riportare indietro il cavallo. E qui il motore dà già 2.2 okay, al bianco. Ma Ghiplis non gioca la migliore, gioca una mossa fastidiosa. Donne F2 vuole entrare nei bastioni di Tal. Tal se ne accorta, carre in B8 e qui la partita assume i connotati veramente di un duello tra pistoleri la migliore del motore ancora una volta Gibbs torna col vescovo in, in F7 cosa vuole? vuole cambiare questo cavallo per il vescovo vuole andare vescovo contro cavallo perché poi vuole sbarruccare un altro pedone tal sbarrucca la torre sbarrucco sbarrucco Tal guadagna un tempo sulla donna, donna F2, ripropone la minaccia di sbarruccarsi un bel pedoncello, Tal lo difende, almeno difende questo pedoncello, eh, però fa, gioca un bel clic. Può giocare la torre in C per un sacrificio, può giocare la torre in B, può fare di tutto. Tal pericoloso, tal pericoloso, vediamo che eh, è la gioca, la migliore del motore, toglie il cavallo toglie di mezzo quel cavallo, vuole sbarruccare un altro pedone, e lo sbarrucca. Tal non ha fatto i conti con l'oste, ovvero col suo compagno di banco. Non ne e gli ha infilato la donna sulla torre. In chiedatura. Tal costretto al cambio delle donne. E qui bisogna valutare questo cambio delle donne. Tal è costretto a giocare di nuovo posizionale. Quando io vi dico che Tal era un grandissimo giocatore posizionale, ma... Che tal giocava come giocava perché si annoiava. In realtà voleva imitare Giblisk, Ok, voleva diventare come lui: meno vincente ma più spumeggiante. Tal dice: oh, O mi cambia le donne, o io comincio a sbarruccare. Però, signore, la migliore del motore è H4 all'Alfa Zero: la mossa ciclopica. Lasciare, in... ma non può prendere Il pedoncello c'è è in presa. H4. Okay, io devo essere sincero: in questo finale col pedoncello in più sarei entrato però Ghibis sa che torre e vescovo lavorano meglio di torre e cavallo ok e la gioca la migliore del motore signori ma che è questo attacca la donna di torre e tale costretto lui a cambiare le donne però la prima volta nella sua vita qualcuno gli impone le semplificazioni eh, e tal qui non può non può giocare come Ghibis incredibile viene avanti con il re Altro pedone qui, fa voluto, sacrificio di torne per Nigotti, ma Tal non ha, veramente sembra. Sembra quasi rimbicellito. Sta subendo tattica con pochissimi pezzi sulla scacchiera. Guardate che roba, scacco, recupera la torre. Qui abbiamo ben due pedoni in più. Tal continua a giocare, perché brucia come il fuoco. Da via un altro pedone. Tal perde tutti i pedoni a grappoli proprio perché Tal, as, non aveva mai perso con Giplis. Però per batterlo sempre dovuto usare uno stile posizionale adesso che si è sbilanciato con la siciliana, sta notando che la fantasia la fa, la fa da padrone, ma non è lui a farla da padrone, ma Giplis che gira col suo cavallo il scacco intermezzo bellissima mossa. Tacca il desco guadagno di tempo. Il pedone è sempre in presa, Attenzione. Ma se ne frega quando Tal mangerà questo pedone. Il re di Gifis andrà a mangiarsi questi due con l'aiuto del cavallo, ovviamente. Ma attenzione, non è proprio il massimo della semplicità. Perché se si cambiano tutti i pedoni, il rischio di pattare è altissimo. Viene su Correa, va su come caffè al mattino. Tal cerca di inseguirlo a 4: vuole fermare i pedoni per non cambiarli. Pedoni su Casa Scura. Tecnica sopraffina. Tal si sposta, adesso gi giriamo col cavallo. Il re va a prendersi l'opposizione sulle case schiuse per non farlo entrare. Okay? L'idea è quella di riuscire a piazzare il re in B6 e un cavallo in C5. Vediamo. Inizia la manovra. Cavallo B4. Tal vuole andare a cercare di sbloccare questi pedoncelli, ma non ce la può fare perché c'è una barriera insormontabile, non può passare da qui. Può passare dalle case schiure, ma il cavallo difende il pedone. Attenzione. Però, qui Gipsy dice: Io ho visto tutto, ho visto tutto, ha calcolato i tempi. Nei, per essere bravi nei finali, bisogna saper calcolare bene i tempi, bisogna saper contare. Ok, qui tavolo indietro, tavolo avanti qui il pedone. Questa mossa strana. Sta cercando il modo di piazzare il cavallo per mangiare il pezzo. Deve mettere il cavallo in D6. Ma non va col vescovo, anzi col pedone. Qui blanders. Tal poteva salvarsi. Dopo vescovo per C4 poteva salvarsi. Ma tale è troppo condizionato psicologicamente gli sembrava troppo facile andare a pattare un finale in questo modo qua voleva vincere fantasioso voleva giocare fantasioso e così va a perdere attacca il pedone avanti avanti e qua tal ha abbandonato adesso i pedoni sono troppi se si sbarrucca il pedone si sbarrucca il pedone i pedoni sono su casa schiuma e prima o poi il re tornerà in b6 e questo pedone cadrà il cavallo farà sto giro qui prenderà il pedone al massimo perde il pedone c ma questo qui vincerà tal ha avuto la possibilità per un attimo di ripareggiare il gioco in questo finale ma lui voleva giocare fantasioso e qui tal ha perso l'occasione bene signore mulchetta di valedì, e poi andiamo a vedere la seconda partita Tal, rimanete in collegamento roba fente, perso il cappellino Bene, signore, siamo tornati a oh, Barba Fantasy. Perché non l'hai comprato dalla tua misura, cappellino? Mm, perché quelli della mia misura li avevano finiti. Ah, va bene, cerchiamo di... quanto tu sei morbido, devi cercare di indossarlo. Barba Fantasy. Però non si vedono neanche gli occhi, così. Ok. Sembra il cappellino di Slash dei, dei Gas e Roses. Signora. Bene, benissimo. Adesso uno può dire: Ah, vabbè, ha affrontato Tal, però Tal era suo compagno di banco. Lo conosceva bene. Lo conosceva bene. 1963-6-3. Torneo di Leningrado. Andiamo in casa di Victor il terribile Kovacs. Non me ne vorrà il mio amico a gli scacchi ebbene vittor il terribile in casa sua in casa del terribile 1 e 4 di Gipsy con i pezzi bianchi Victor coach non gli gioca la siciliana ma non l'hai vista la, la partita contro tal non hai visto cosa succede a giocare la siciliana ah ma io sono Victor il terribile a me non succede come a tal ok vediamo un po' che succede sembra la stessa linea Koshnoi gioca la Night va bene, la miglior difesa contro 1 E4. Vescovo G5, la, variante, la vecchia variante. E6, F4. Questa è una linea che giocava anche John Griffith, eh signore. Tutti i giocatori fantasiosi giocano questa variante. Dona B6, Koshnoi dice, "Ah, ma io, io ho intenzioni belle cose, ecco qua. Pluto Donna B6, signore ed è la variante del pedone avvelenato, attenzione al pedone avvelenato, diatriba accesa e Gips dice prendimelo il pedone avvelenato, chi se ne frega, prendimi il pedone avvelenato e coccini, chiaramente essendo il terribile non può rifiutare un pedoncello, no? Così. ma bene, pedone avvelenato vedrai che per me non sarà avvelenato, torre B1, questa è tutta teoria, Stranalizzata questa linea, però, ad un certo punto bisognerà capire quale linea scegliere, o lo sbarruccamento del cavallo, o la linea con F5, sono le due migliori. F5 la migliore, Cosion gioca cavallo C6 e qui F per 6, la migliore del motore. F per 6, tutta teoria, anche Cosine mega preparato. Sbarrucco il barrucco, si cambia in cavalli. Il nero sia il nero che il bianco hanno la coppia di vescovi Corsino ha questi tre pedoni sospesi per aria che galleggiano attenzione e qui avanti di puntarolo sacrificio di pedone cominciamo già cominciamo già linea collaterale e Cosciano accetta anche il secondo pedone sacrificato da Gipslix signori, il giornalista degli scacchi, il compagno di banco di mica il tal solo su questo canale, like e iscrizioni. Perché se guardate un video di tal, io non vi dico di non guardare gli altri canali, le partite di tal sono stupende, ok? Se vi fanno vedere le partite di tal, ricordatevi da dove viene l'input di, di giocare in quel modo lì a tal. Tal era fantasioso, ma era timido. Il fatto che lui non riuscisse a giocare come avrebbe voluto giocare da Barba Fantasy da ragazzino. Lo ha spinto a imitare Gipliss, signori. Bene. E qui la migliore del motore è dar via la coppia di Vescovi. E la gioca. Un mostro. Dar via la coppia. Un sacrilegio al giorno d'oggi. Una posizione incredibile. Una posizione incredibile. Cavale 4 ancora la migliore del motore, ma come giocava questo nel 63? Vescove 7, Koshnoi ovviamente sembra mega preparato anche lui. Vescove 2 ancora la migliore, ma che è tutta preparazione lingua. Siamo già alla sedicesima mossa, a rocco corto. Qui Koshnoi esce un po' dalle linee battute e gioca una raccapricciante a rocco corto. Pensa di fare il fantasioso anche lui, ma non sa con chi ha a che fare qui la migliore del motore è torre b3 per portare il torone pernigotti a dare fastidio a un re con la, il rettangolo per la rocco, sguarnito di pezzi e cosciano lui, dice io non ho paura ecco, tanto beccati questo altro sacrificio di pedone con re ancora al centro eh? altro sacrificio di pedone ma quel pedone questa volta è davvero avvelenato non si può prendere che succede se si prende il pedone? se si prende il pedone signore. torre g3 scacco il re deve andare in h8, a rocco corto, con calma, e adesso tutti i pezzi del bianco minacciano di entrare e fare una strage. Ok, mettiamo donna di 5 per cambiare le donne, donna h6 infatti minaccia subito scacco matto. E qua... non ce n'è. Non c'è, comunque se volete analizzarla analizzatevola pure, è lunga come linea, però Gip ha analizzato tutto questo. Cosciano non cascherà in un truccazzo del genere, infatti, non ci casca, gioca la migliore del motore C4 di punta ruolo. Non dà scacco, gioca una mossa di punta ruolo perché difende il cavallo che era in presa. Attenzione, Cosciano si sposta re per non prendere lo scacco col trono e pernigoti. Ha ah, rococotto la migliore del motore. Anche dice, cioè, anch io sono capace a fare i rock leaf, io sono vettore il Terribile. Eh. Bene, donna H6, avanti, avanti quei pezzi signori. Notare la fantasia di questo giocatore. Eh. E qui, dice, cioè, vai via, vai via il cavallo, non mi piace, io la coppia di vescovi, apro il gioco, apro il gioco signori, ma qui c'è una mossa sfavillante. Sacrificio di pezzo, g 3 ma combinazione di matto. Ehi, caro Corsinho, non li puoi mai toccare i miei pezzi. Corsin a questo punto dice. Togliamo il vescovo, difendiamo lo scacco matto con la torre, adesso cavolo è impresa. Ma cavallo non è ancora impresa, perché se prendi il cavallo qua, prendi matto. Corsin non ha visto che la torre è inchiodata e c'è matto in 5. Un cappelloide di Corsinoid spaventoso ma quindi bisogna saper continuare però. cavallo f6 cavallo f6 è la migliore e la gioca ghiclis pazzesco e qui cosciono perché sa ora fa vedere che era capace di giocare a bandone la linea più corretta qui è dare uno scacco re h1 portare la torre in f7 di difendersi con più pezzi possibili, ma qui torre H3 matto in due imparabili, matto in due imparabili, può fare quello che vuole, fare quello che vuole, tipo E4 invece, c'è il matto con torre matto arabo, c'è il matto arabo. ok? Fa può fare niente e se prova a sacrificare la torre, sul cavallo, cioè ovviamente il matto in uno ok eh, questa è la seconda partita del compagno di banco di mica il tal andiamo in pausa un di brida andiamo con la terza partita One in a dozen, the other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Yes, Bene, signori, siamo qui tornati con la eh, partita del compagno di banco di Mikael Tal, Ivar eh, Gipslis, contro Wolfgang Ullmann. 1967 torneo a Mosca. Ullmann è stato invitato a Mosca, il giocatore, lui della DDR, con i suoi cani lupo, okay, che dovevano finire un corso di addestramento. Col KGB. La stasi portava molti cani lupo, eh, si scambiavano un po' le informazioni, tipo il cane lupo della Deder diceva tipo al, al siberiano gli Askid dei, dei russi, guarda io ho saputo quello di tua moglie ma non dico niente, ah ma no io invece ho saputo che tu vai a mangiare a sbaffo al McDonald's, ok, però poi si addestrava una vicenda. Bene, allora... Ullman con i cani lupo. Eh, Ghiplis con i pezzi bianchi: 1, e 4 e 6. Ulman giocava praticamente solo la difesa francese. Solo la difesa francese. Vediamo come la scassegniamo la difesa francese: di 4 di 5. Cavallo di 2 variante Tarrash. La variante che non permette l'inchiodatura. Del cavallo in c3. La preferita di Anatoly Karpov. C5. Ulman... Era il massimo esperto della difesa francese, probabilmente, di quell'epoca. Cavallo F3, Sberlucco, Sberlucco in D5, Sberlucco con la donna, Vescovo C4. E qua, il buon Gipsis sta sviluppando due cavalli, il Vescovo, il nero solo la donna fuori, molestata tra l'altro. Eh, L'idea sarà quella di giocare il cavallo B3, poi tirare fuori l'altro Vescovo, Roccarecort. Vediamo come sarà cava Ullman. I cani lupo dicono abbiamo fame, vogliamo giocare anche noi. Rocco Corto, eccolo qua, avete fame e allora andate a mangiare. Andate a mangiare la scrivania di quel giornalista. Okay? Così poi gli mangiate tutti gli articoli. Perché se non noi, quelli lì sono articoli scritti male. Okay? Bene. Gipfel invece lui gioca il piano teorico. Circonda il pedone di 4, lo attacca con tre pezzi. E allora mi attacchi con tre pezzi, tiro fuori il secondo cane lupo. Due cane lupo che scorazzavano nella redazione okay, di Giplis. Che stava lì cercando di mettere a posto gli ultimi articoli su, su, sui, sui tornei di scacchi. Si arriva con questi cani lupo feroci che scorazzano per il corridoio. Tutti che urlano, tutti che scappano, e lui intransigente, lui era un po' tipo anche con, quando è invecchiato, poi con questi occhiali, la brillantina, sembrava un po' un Clark Kent, ma poi gli faceva vedere sulla scacchiera che era Superman. Signore. Altro cane lupo, vediamo, Sbarluco, bisogna recuperare il pelo indietro, la migliore, e il cane lupo, ah, finalmente si mangia! Finalmente si mangia! Sberrucco, sberrucco, e ne è rimasto solo più uno cane lupo. Ullman cambia le donne, andiamo in un finale, il nostro pane quotidiano a 6. La sua parte diventa tecnica. Sviluppa il pezzo. Come potete vedere, il vantaggio di sviluppo di Giplis è fondamentale, fondamentale anche perché qui abbiamo un 3 contro 2. Giplis sa benissimo che qualunque finale è, fa è favorevole al bianco. Il bianco ha anche un vantaggio di sviluppo, però il nero è solido attacca il cavallo, dice, ah bene, attacchiamo il cavallo, adesso attacchiamo il vescovo, e mi sposto tranquillamente, adesso c'è un po' di gioco di pezzi, non giuro pezzi, che per i meno esperti sarà poco capibile, in realtà Giflis vuole mettere il vescovo in F3, per due motivi, dominare il cane lupo, l'ultimo cane lupo rimasto, e andare a bersagliare e le due diagonali sono la di donna, così il per i gotti del nero rimarrà incastonato per un bel po'. Ma il cane lupo si ringhia, ah, ah, ah mi, il mio amico, me l'avete mangiato, e per forza ha, ha voluto divorarsi tutta la, la redazione, ha fatto indigestione e è scoppiato. Ah, ma anch'io ho fame, adesso ti mangio il vescovo, e mangi il vescovo, non lo porto indietro, non lo mangi più un po' di mosse tecniche, eccolo qui il vescovo in F3 però il cane lupo dice faccio buona guardia su questa diagonale non riuscirai a sconfiggere il mio padrone padrone che ne approfitta per mettere il trono per nigotti su una colonna aperta Bim. C3 a rococorti corto torre F in D1 vuole sbarruccare cane lupo più un pedone attenzione cane lupo qui deve stare attento infatti viene difeso Cavallina 5 vuole la coppia dei vescovi. Ullman eh, registra bene questi pezzi, guardate come questo manovra, queste sembrano noiose, ma qui c'è la tecnica scacchistica, via la coppia. Bruco sbaglio, ma ad Ullman non gliene frega niente, perché lui ha ancora il cane lupo. E potrebbe essere l'arma segreta definitiva. Mini Rooklef, signore, questa favolosa, la seconda migliore del motore. Vuole raddoppiare. Diplis si fa lo sportellino per il Vescovo, scusate, Ulman si fa lo sportellino per il Vescovo. Diplis inizia a centralizzare il re. H5, l'alfa zero, vuole intrappolare il vescovo, cosa vuole fare? Attenzione qui. Raddoppia, se ne frega di H4, raddoppia i torni perni gotti Diplis. Ulman gioca la migliore, prova a coordinare un po' i pezzi. E qui il vescovo non si fa più intrappolare, va in D6. A5. Vuole impedire alla maggioranza di muoversi. Ma lui la muove lo stesso, C4, vai via cane lupo. Cane lupo va via, va via. Ah, attacco la torre, attacco la torre. E non glielo mangia. Mossa psicologica. Poteva cambiare sul cane lupo, però il problema qual è? È tecnico. Perché dopo la cattura con il pedone, i 3 contro 2 venivano paralizzati. Perché dovevamo farci il pedone passato, ce cioè lo facevamo sì, ma i pedoni venivano divisi e non erano più uniti. Allora non lo cambio. E attacco il pedone debole. Che è il difensore del cavallo, del cane lupo. Attenzione. Tecnica, eh. Difende il pedone qui Ulman B3 eh, solidifica. Perché chiaramente adesso era impresa il pedone dal disco. Posta il vescovo per cambiare pezzi per salvare anche il cane lupo. Sbarrucco, sbarrucco. Cane lupo contro vescovo. I pedoni sono sbardellati. Quindi il vescovo è più forte perché i pedoni sono divisi su entrambi i lati della scacchiera. E abbiamo questo pedone dei buoni. Vediamo qui. Migliora il trono dei per gotti perché vuole fare a 3 mandare via il cane lupo e sbarruccare il pedone. Eh, gioco semplice, gioco semplice per adesso. H4 vuole fermare tutta la maggioranza dall'altra parte, va bene. Sberlucco, sberlucco via il cane lupo che prova ad andare in avanti, perdo un pedone. Uh, e qui ci prova in tutti i modi commovente a fermare tutto su casa schiura. Ma ora vedrete la tecnica difensiva e di finale. Avanti col pedone libero, ma anch'io ho il pedone qua. Ma non è libero. Sta col cane lupo il cane lupo scappa, dice, oh, io non voglio farmi mangiare, io voglio mangiare, si avvicina con il re per non prendere degli scacchi, adesso va a proteggere il pone passato, ma qui cade un altro pedone. Game over, tre pedoni passati. Però Ulman ah oh, il cane lupo ha mangiato, adesso viene a mangiarteli tutti. E attacca il cane lupo, torna indietro e avanti con i pedoni. L'idea qual è? L'idea qui è di giocare Torre B7, poi o cambi le torri e vado a donna, oppure poi spingo e vado a donna. Qui Ulman ha abbandonato per far vedere che era capace di giocare a scacchi. Il finale ovviamente con due pedoni passati, liberi, uno in sesta, un cavallo cane e lupo che è rimasto qui a dormire per non farsi mangiare, aveva la pancia piena, no, non voglio tornare a casa! E poi mi rimetto in astecchetto, voglio stare qui, voglio stare qui. Eh, stai lì, però abbiamo perso la partita. Questa era una partita posizionale di Iplis, un finale, era un eccellente finalista, tra le altre cose. Ora andiamo a vedere le partite con i pezzi neri. Andiamo a vedere le partite con i pezzi neri. Bene, musichetta di Bredi, pausa e andiamo. Bene signori, 1970, quei pezzi neri, i compagni di banco di Mikhail Tal, Gipsis, contro Kislov, quei pezzi bianchi. Kislov apre 1-4, e qui, difesa agli Echini, cavallo F6, cavallo C3, rifiuta la linea principale, quella dell'attacco dei pedoni. Va bene, D5, variante scandinava della Aliechi. Spinge il pedone e qui cava la linea 4. Una linea che non è esattamente la migliore, però è confuso. E qua Kislov non vuole cambiare pezzi, li vuole tenere tutti bene. Avanti di punta a ruolo. D4. Guardate che fantasia aveva in apertura questo. D3. Va bene. Tolgo il cavallo. Cavolo G3. Dobbiamo far uscire i pezzi, dobbiamo far uscire il vescovo, dobbiamo far uscire il cavallo. Con cavallo attaccheremo sulla dire. Gipfis sviluppa un altro cavallo, attacca il pedoncello. F4, difende il pedoncello, aggressivo il bianco. Aggressivo il bianco. E qui F5 signore F5, novità teorica. Il motore prende in considerazione F6, che anche questa è una novità teorica, però Glus, che è ancora meglio di un motore in certe situazioni, fa F5. Sembra tutto campato per aria, K1 F3. G6, non si capisce niente di questa posizione. Forse il vescovo vuole andare in fianchetto. Questo vescovo cosa fa? Farà in questa strada qui, prima di spingere. H4 avanti all'attacco. C'è un punto di contatto e chi lo vuole sfruttare? La compagna di banco di tal Gioca H5 ah, avanti, blocca tutto C3. Allora attacchiamo, rompiamo le scatole al centro. Va bene. Allora facciamo una spinta di ruolo alfa 0 anche sull'ala di donna A5. Guardate come gioca solo con i pedoni. Altro che. Sicurezza del re, sviluppo. ok, Questo era fantasioso e tale era invidioso. E allora ha deciso poi di giocare come lui. Ok, vescovo di 2 vescovo 6 c4. Ah, tu non vai da nessuna parte. Col vescovo, ti rimangono tutti i pezzi rattrappiti. Ok, vescovo h6. Prova a sviluppare il pezzo qui. Dona c1 fantasiosa l'idea probabilmente è quella di sfondare sul lato di donna donna sgabuzzino, torbiotto la migliore del motore anche lui dice ma attacco, su, attacco anch'io sul lato di donna attacco ovunque toglie il cavallo ma adesso attenzione qui voglio provare anche a fare un, po', un pelo di pressione sul pedoncino un pelino, un pelino, un pelino, ma qui arriva B5 alla migliore del motore e la gioca g il berrucca con la torre, adesso qui cominciano ad esserci dei problemi raggi X, cavalli che possono saltare, ovunque il Vescovo è molto forte il Re può tranquillamente anche andare in F7 per adesso se il cavallo si azzarda a dare uno scacco da G5 lo si cambia immediatamente e poi avanti qui Blander sclamoroso per solidificare la posizione sull'ala di re, il bianco non si accorge che sull'A di donna sta per avvenire qualcosa di tracotante. Signori, una mossa che queste sono le mosse, che hanno poi ispirato tal. Perché questo qui giocava così anche da bambino. Ok, primissime partite, Barba Fantasy, ha perso il cappello, si toglie il cappello per educazione. Perché ha visto qualcosa di super fantasioso all'orizzonte. La migliore del motore una massa che forse nemmeno TAL avrebbe preso in considerazione. Un sacrificio di torno per renderti pulito, lontano dal re, con tutti i pezzi ancora qui da, da definire. Qua. Vediamo se la gioca. E la gioca Gipples! Ma che roba è questo? Questo è veramente difficilismo. Qui cosa, cosa si è inventato? si è inventato un trucchetto. Se prendi la torre, e eh, c'è il doppiazzo. Uno può dire, ah, ma non è così difficile, così non la può prendere la donna. Va bene, non la può prendere la donna, però il bianco può abbandonare. Può tranquillamente abbandonare, perché adesso cosa succede qua? E, se sposta la donna, prende addirittura scacco matto. Cioè la donna è anche imbottigliata, non solo non può prendere la torre. Ok, favoloso questo. Non può giocarla qui, non può mangiare, non può giocarla in C8, perché prende il doppio lo stesso. In C1, scusate, qui prende proprio matto affogato di cavallo. Matto affogato di cavallo. Questo era quello che era capace di inventarsi, tra l'altro da un'apertura un po' strana, cioè un po' particolare. Beh, tutto sommato si poteva vedere, eh, costruttore però. Ho fatto un po' di scena io, però... Eh, il sacrificio era bello, però. Eh, carino. Carino perché ho visto più che c'è l'affogato, ok? Bene signori, andiamo a vedere. la seconda partita di i pezzi neri. Mm. Un po' di eh, Kislov è un peppino meccanico. Ah, andiamo a vedere con qualcuno di più bravo. Bene, io in pausa un bicchietto di bredi. Che okay, se ne stai comodo in Brasile adesso. Bene, signori, siamo tornati qui. Seconda partita con i pezzi neri di Ivar Gipsies, il compagno di banco di Mikhail Tal. 1972, partita contro Kuprajcik, grande maestro sovietico. E 4 sempre a difesa di echipe. Eh, ma stavolta io gioco la variante principale, ti attacco subito. Va bene. D4, D6, variante principale della Lietchini. E qui attacco dei quattro pedoni. Qui si possono giocare diverse cose. O l'immediata cattura del pedone oppure la variante Trifunovic, con Vescovo F5. Prima sbarrucca. Sberrucco. E gioca cavallo C6. La Lietkin è una difesa senza compromessi si lascia a bianco un enorme vantaggio di spazio per controbattere il tutto con uno sviluppo di pezzi molto tagliente. Oggi come oggi la teoria dei motori ha dimostrato che si soffre parecchio perché i motori amano il vantaggio di spazio tendono a condannare questo tipo di difese anche se tra esseri umani secondo me è ancora giocabile. Ok, disco e 3, sviluppo. Il bianco, vescovo f5, sviluppo cavallo c3 e 6. Adesso è pronto ad uscire anche il vescovo delle calcicchiure. Bene, cavallo in f3. Vescovo e7 non va a inchiodare il cavallo, rimane nelle retrovie e qui avanti. Di punta roll d5. E qui i giocatori novizi che amano provare la difesa agli Spesso rischiano di perdere baracca e burattini. Anche qua bisogna capire che cosa fare. Okay? Si può catturare. Mm, però poi rimangono due pedoni affiancati al centro. Minacce strane. Il gioco si apre, corre al centro. Viene okay. un paciugo. Poi bisogna conoscere le linee. E qui cavallo B4. Cavallo A5 è la continuazione migliore. Secondo il motore. Però Diplis va ancora sulla teoria dell'epoca. Cavallo B4, qual è l'idea? L'idea di andare in C2 e dare scacco Sono appoggiato dal Vescovo delle case chiare, mi sembra logico qui Kupraic si inventa una difesa attiva difende la casa C2 e contemporaneamente attacca il Vescovo in F5 vuole togliere la coppia Vescovo G6, la teniamo la coppia con il Vescovo delle case chiare è troppo importante qui A3, via anche il cavallo e qua c5 di punta a ruolo lascia il cavallo in presa e contrattacca il cavallo attenzione qui si cominciano veramente inizia il luna park eh? qui. sacrificio di pezzo di cupraici. Che dici tanto poi il pezzo me lo riprende intanto io sacrifico e attacco la donna sacrifico e attacco la donna accetta il pezzo ovviamente ma riprende il pezzo cupraici vediamo come si continua qua i pedoni sono tutti sbardellati c per b4 la migliore del motore perché così attacca il cavallo guadagno di tempo il cavallo va in a4 per cambiarsi con l'altro cavallo e comunque il bianco dice io la coppia di vescovi ma un forte centro minaccio prima o poi di giocare d6 ad esempio e qui se ne frega Gipsis fantasioso com'è rifiuta il cambio del cavallo lo porta in posizione passiva e si lascia fare D6 si lascia fare appositamente D6 ma non la gioca vuole migliorare la donna intanto la posso fare quando voglio e se sbarlo che raddoppio i pedoni due pedoni affiancati addirittura in sesta e ti mi attacco da tutte le parti minaccio di entrare minaccio di, di arroccare corto probabilmente, qua. è un casino attenzione qui Attenzione, è facile perdere la bussola. Donna 5. E infatti questa è un blanders per il nostro eroe, ma è fantasiosa. Donna 5 vuole provare qualcosa di esotico, vuole provare a dare qualche scacco di scopertoide. Ma qual è il vero piano? Una mossa enigmatica questa. Forse vuole inchiodare il cavallo qui dietro c'è la torre. Vediamo se Kupraic continua con D6. D6 la migliore del motore qui in difficoltà. Vediamo come se la cava. Vescovo passivo in D8. Avanti col puntaruolo. Bianco sembra aver vinto la partita. Ma qui B5 di punta ruolo avanti. Quando, si è in di Quando entrate in difficoltà, che avete i pezzi che vi entrano da tutte le parti, piuttosto reagite avanti di punta ruolo, attaccate pezzi. Oh, poi arriva prima lui, vida matto, pazienza perché tanto adesso qui la difesa passiva è inutile qui contro imprecisione del bianco vuole difendere a tutti i costi il cavallo e la torre soprattutto okay, con questa spinta e qui se ne frega di prendere il cavallo ma questa è una mossa ciclopica, a rocco corto perché Dips ha capito che è vero che adesso la torre è difesa e il cavallo può andare via, ma dove va? qui non può andare, se viene qui ostruisce la donna e perde la torre qui è impresa. però attenzione, qui è in presa, però non può prendere il pedone se sennò parte la donna che succede adesso? Cavallo b6, è mossa critica e la gioca, ma come ne esce fuori? Come ne può uscire fuori Gippis? Col sacrificio di donna, tal veramente qui strabuzza gli occhi, il mio compagno di banco, era lui che mi ha istigato a giocare tutte le partite che poi sono finite su tutti i canali più belli, più numerosi, più famosi, soprattutto in Italia, ok? Dove tessono sempre le mie lodi. Okay. è il sacrificio di donna voi che andate a guardare i video di tal ok su tutti i canali anche del mio amico Ali Skaki, che è un suo grande ammiratore ovviamente ma io vi spiego da dove è nata la voglia di tal di giocare così perché tal nasce fantasioso ma timido i primi anni della sua carriera sono stati un po così così nel senso vinceva ma perché aveva proprio anche questo gioco posizionale poi gli, gli improvvisamente, vedendo questo altro ragazzino, di un anno in meno, che giocava in questo modo, ho detto, ma a me chi se ne frega. Il mio allenatore dice che un giorno diventerò campione del mondo, io diventerò campione del mondo giocando come Gipis. Perché? Perché era invidioso di quel giovane biondo, quel, quel suo compagno di banco così brillante, così svagato. Tale, era il primo della classe, ma non gli bastava. Preferiva essere l'ultimo della classe, ma il più spettacolare e voleva essere spettacolare. Guardate qui lo spettacolo, signore! Che appena incominciato riprende il pezzo: del Sacrificio di Torrone Pernigotti. Sacrifica anche il Torrone Pernigotti era impresa della donna, una mossa che non sarebbe mai venuta in mente a nessun essere vivente sulla faccia della terra. Ma, ma qui non la prende. La donna ci deve essere del tarticume che succede se si prende la donna? Che, si, che la si perde? Perché scacco ok e poi si perde la donna, si, si dà la donna per due pezzi è vero che aveva già dato la donna qui si va a finire in un finale dove il nero mi sembra abbia un pedone in più comunque c'è tatticume ma cupraici non ci casca, la donna la tengo, non ci casco, cavolo per 5 allora Beccati a questo altro sacrificio di pezzo! Beccati a questo altro sacrificio di pezzo! Ma signore, a me si tutti i pezzi in presa! Ma, ma, ma mangiamelo un pezzo! Tal era rimasto scioccato lui, a forza di vedere i titoli Tal sciocca il mondo. Tal, da bambino, fu scioccato da questo compagno di banco, per quello che poi è diventato Tal. Vediamo se sberrucca il cavallo. Non lo sberlucca. Kupraic ha paura di sbarruccare il cavallo. Che succede se si sbarrucca il cavallo? Ci sarà qualche altro tatticume, probabilmente, non lo so, che ci può essere qua? Chi dice? Addirittura gioco solo pari. Scacco il vescovo. G3 per parare. Vescovo F6 attacca la donna. Donna per F6 scacco. Para col vescovo. Questa è una linea da motore, signore. Impossibile da capire, donna G4, dati tre pedoni impilati come modi cassetta della frutta del mercato generale e due pedoni passati liberi, coppia di vescovi, donne e due pedoni passati e gioco pari. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Ma non si poteva non imitare uno così, tutti avrebbero voluto essere il compagno di banco di costumi. Io mi sarei già perso 20 mosse prima. Qui le, le partite le avremmo perse di continuo. Ma poi questa è veramente assurda. Allora, sente Puffa di Bruciato, decide di sbarruccare il pedone. Siamo ancora a gioco pari, signori. confuso. Gioco pari, confuso. Dà lo scacco sposta il re. Kupraicic non gioca G3 perché aveva paura di lasciare la casa di Bolin. F3 Cavallo G4. Eh, adesso minaccia il vescovo. Attenzione, minacciamo il vescovo succede adesso kupric sposta il vescovo batteria difende il pedone qui abbiamo dei pedoni passati il vescovo sta attaccando il pedone sembra che non ci sia nulla sembra che non ci sia nulla torre a diotto raggi re. raggi re, va bene che attacca il vescovo e qui che cosa può succedere Altro sacrificio di pezzo! La migliore del motore, Barba Fantasy! Ha lasciato un altro pezzo in prestito qui! Ma che roba è? Non possiamo mai no, il pezzo, non si sta rifacendo sul Vesco. Ha perso un altro pezzo, ma come calcola questo? Mica il Tal ha fatto bene a imitare questo. Ha allora, il destino ha voluto che costui divenne compagno di banco di Tal per poter far vedere tal, eh, per poter poi dare visualizzazione a tanti canali che fanno vedere tal. Altrimenti tal sarebbe diventato, sì, un GM, magari anche campione del mondo, ma tipo uno Smith, che non se lo fila nessuno. Smislov ha un ragioniere di banca in confronto a tal. No, è come quelli lì con la visiera, e i polseni del Far West che vi scrivono la cambialena, no? la cambialetta. No, no, no. Ma avete mai visto video su Smislove? No, perché non piacciono a nessuno. Smys Botvinnik, no? Sui canali, perché vogl vogliono far vedere ai novizi solo le partite brillanti, gioco dinamico, gioco fantasioso, dinamico, sempre questo gioco dinamico, ok? Va bene, però sarebbero interessanti anche da vedere le partite di Smislove, di quella gente lì, ok? e tale, sarebbe diventato così e invece grazie a questui che sta facendo una partita di Cristo permettetemi adesso è eh, arrivata la ciliegina sulla torta e 5 perché il vescovo è inchiodato. Ah, recuperiamo il pezzo ma io sberlucco, e poi c'è ancora uno il pedone che potrebbe dar fastidio e allora qui che cosa si può inventare? Non può prendere col vescovo, altrimenti sarebbe stato un altro sacrificio di pezzi. Scacco col cavallo. Il gioco ancora ancora pari, è il motore, per il motore. Sposta il re. che sta resistendo bene. E per di 4 la migliore del motore. Però c'è da dire una cosa. Che è vero che Tal poi ha imitato Gipsis, però sembra quasi che i sacrifici di Gipsis sono tutti confermati buoni dal motore. Quelli di Tal invece erano più imprecisi. Questo vuol dire che Tal ha imitato Gipsy, ma non ne ha raggiunto la quintessenza. Okay? Poi Tal era globalmente più forte, okay? Però, e poi a Gipsy non gliene fregava quasi nulla degli scacchi, erano appassionato, ma voleva fare il giornalista. Qui con la donna prova a fare qualcosa, prova a fare qualcosa, sberrucca il pedone con calma, sberrucca un altro pedone. Raddoppia, cioè io adesso ti riprendo tutto con gli interessi. Ma qui Blanders eh, avrebbe dovuto provare Vescovo C4 scacco e la partita era ancora in, in gioco perché cavallo perdono per scacco, salvava la donna il nero aveva compenso. però forse il, il bianco poteva difendersi. Un motore si difendeva. Qui Sberlucco dice: Vabbè, Se sberlucchi il Vescovo, ti, ti mangerò il cavallo. Che, che cosa vuoi che succeda? Sberlucco, sberlucco, Sberlucco attacca la donna e attenzione a eliminarci Qua... C'è un attore in pericolo. Rei mutante, scacco, lo, devi, lo copre con il vescovo. E però, attenzione, questa copertura non è buona. Qui Ghippi si ha sbagliato, va a giocare a H8, ma aveva paura di qualche matto strano. Ha giocato una mossa più sicura. Posta la donna. Attacca di nuovo la donna riattacca la donna, lo vuole mettere in Zuzwang. Guardate che carina, eh, queste mosse, perché adesso sta minacciando 3C4. Risposta. Sembra ripetere, ma poi interrompe con il Blunders. Questa non è precisa, però eh, attenzione. Attenzione adesso. Non è semplice questo film, neanche il motore capisce, va su e giù. È troppo sbilanciata come partita. E il re, appena sbaglia il bianco è perso, scacco, adesso ha, ha trovato la linea, scacco, scaletta con le torri, scacco, scacco, gli andiamo a dare matto nel, 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 nel pertugio, guardate qui, vescovo ineotto, minaccia dello scopertoid, e qui Kupric ci caduto a abbandonare il lacrime o perdi la donna o prendi matto in 14, okay, adesso c'è la minaccia dello scopertoid, perché si vuole accontentare, si può sgranocchiare la donna, il re non può scappare. È in una rete di matto ok bene siamo ancora in pausa musichetta libera andiamo a vedere l'ultima parte qui pezzi nere poi ci sarebbe una partita cado ma me lo non so se farvela vedere perché magari ve la faccio vedere la partita la partita Jolly la partita probabilmente forse la più bella di tutte la premiata come partita del secolo di di più. però prima andiamo in pausa un catare e andiamo a vedere la terza partita qui pezzo. signori, siamo qui tornati, ultima partita con i pezzi neri, e un po' di... ah ma ce l'avete fatto vedere sei sì, giocatori interessanti, ma Kupic, Kupraicic, Kislov, eh, Kitamort, Kik... eh, questi qui sono dei peppini meccanici, noi vogliamo proprio i tops, ma sì, tal, la prima partita, ma tal era suo compagno di banco, non conosceva tutti i segreti. No, vogliamo il Tops, il Tops, se no, cosa serve questo canale? Bene, volete il Tops? Ecco il Tops. Ebbene sì, 1972, torneo di Mosca, un emergente, Anatolio Karpov, nuovo alfiere degli negli scacchi sovietici, qualcosa di inumano a livello posizionale, voglio vedere a giocare fantasioso contro Karpov. Va ah, bene, Karpov con i pezzi bianchi, tra l'altro. Karpov fa per un 4 GP gioca D6. Una Pirke. La Pirke contro Karpov. La Pirke contro Karpov. D4, cavallo in F6. cavallo g 3 dice la qui Karpov gioca la linea Birne. La linea Birne. Con Vescovo G5. Abbastanza rara al giorno d'oggi. C6. Karpov dice sì, ci sono ti Arrocco Lungo. Karpov in gioventù amava essere aggressivo anche. Giocava solo E4, a lungo, insomma. ma però non era fantasioso come eh... Gibbs. Okay. F3 e qua B5 avanti di punta puntaguola, doppio taglio. Karpov sviluppa il cavallo laterale. Idee particolari di Karpov. Solo Karpov poteva giocare in questo modo qua. Pesco in fianchetto e qui sfianchettamento a rocco corto carpo fa riciclo il cavallo guardate come com ricicla i pezzi carpo vi fa veramente cappottare dalle manovre e qua e 5 avanti di pentaruolo centrale sbarrucco sbarrucco via il vescovo di fianchetto a rocco lungo e carpo fa adesso con tutta calma in il solito attacco di tempesta per pedonale ok però qui Ghiplis va a giocare da un A5, Rabi 1 alla mossa dei top GM quando si arrocca lungo, torna per Nigotti sulla colonna I e qui inizia con H4. E, mm, qui spesso il nero rischia di prendere veramente delle bordate micidiane H5 per bloccare, ma io anche G4, si aprono i gusci e poi cavallo B5. Quale sarà l'idea? Non è neanche facile capire, okay, forse andare in C4, cambio, presa, presa, aprire la colonna. Il nero è vero che è data casuale di donna, ma se sbaglia a quei tempi è finita. Qui spinge, attenzione, carpo, torna indietro. Adesso rettangolo per arrocco e sguarnito di pezzi, però ci sono tanti pedoni e non sarà facile far collaborare i pezzi. Carpof gioca a 3. Non vuole fare proprio entrare anche uno spillo. Torna il pernigotto in B8. F4 vuole spaccare tutto sulla dire. cavallo B4. L'idea che dicevo io. Adesso il motore improvvisamente va a meno 1,2. È l'idea migliore. Carpof non può permettersi il lusso di cambiare questo cavallo. Se no, si apre la colonna B e poi tutto crolla. Sposta la donna di manovra, sberlucco, entra con il cavallo, la partita sta prendendo la piega veramente complicata, Karpov sta comunque attaccando il pedone F. Vediamo cosa si inventa Ghippus E Gyps si inventa cavallo e ne la Torre, torre di 2, Karpov sembra solido, ma qui già meno 2 signori. Ma qui dobbiamo trovare C5, la migliore del motore. E la gioca! e la trova, C5, avanti di punta ruolo. Carpo ha quasi le mosse contate. Adesso poi, diciamo, posso sbarruccare il pedone, poi il cavallo rimane indifeso, e avanti, no? E invece, ok, aggiungiamo un po' a tavola che c'è un torrone in più. Eh, attacchiamo anche con la torre. Tanto sulla, re di Donna, lì dove ha roccato lungo, chi se ne frega, attaccami, perché io sono il più grande difensore della storia. Va bene spinge il pedone, avanti, sposta il cavallo Karpov, tutte mosse veramente, come dire, profilattiche, non puoi prendere il pedone, se no ti parte la donna, difesa Arcigna, difesa Arcigna. ma qui, clamoroso, Sbello che il pedone con la torre, beh, il pedone è gratis, adesso un minaccio degli scopertoidi, posizione completamente confusa, Karpov dicevo, io il pedone me lo riprendo, Sbarrucca la torre. Sberrucco, sbarrucco, il cavallo adesso è in presa. Che si fa qui? Si sbarrucca e lo si difende. Bene. Karpov però sbarrucca e attacca la donna. Donna F5 minaccia lo sbarruccamento. In, eh, in C2. Karpov copre col cavallo. Entra con un altro cavallo per deviare. Se mangi il cavallo, mangi prima che con scacco. Stai attento a quello che fai Karpov vuole migliorare i pezzi vuole provare qualche cosa deve attivare anche questo torne per pernigotti incommentando questa posizione entra anche in gioco il vescovo cavallo in C1 torneo pernigotti in C8 adesso la pressione su C2 ritorna attenzione Karpov e lo si difende con le unghie e con i denti ma qui cavallo in G4 in mente di giocare un sacrificio di pezzi, non lo so, cosa vuole fare Gibbs? Non si capisce. Carpof si difende con tutti i pezzi vicino a e qui una mossa veramente spaventosa. Al posto di trovare qualcosa di tattico, sposta il R in G8, una mossa da 10 punti esclamativi perché. Perché Gips ha capito che se questo cavallo va via, la donna minaccia di catturare il pedone e di dare scacco. Non vuole prendere scacchi. Ok? Bene. Sberlucco, sberlucco, e eh, qui toglie il cavallo perché è carpo. Figa. Adesso vado a sberluccarti, no? Entra la donna e attacca la torre. Attenzione, attenzione! Torone Pernigotti in G1 deve salvare la torre e qui, signori, signori. La migliore del motore è il sacrificio di pezzo, cavallo per 5. Ma la può giocare una mossa del genere? No, perché vuole metterci un altro pezzo da 90? Vuole proprio essere sicuro con Carpof, non si sa mai. Carpof dice, ah, cambiamo le donne. No, niente da fare. Ti attacco ancora! Ti attacco ancora! Smettessero di fare rumore sempre con queste porte. A rovinarmi sempre i video. Ok, donna in A6. Donna in H2. Continua la pressione su C2. E qui carpo fa un abbandonato. Perché non sa più cosa mettere su C2. Non, non c'è più niente da fare. La torre è attaccata. C2 è attaccato quattro volte. Incredibile questa partita, signore Bene. Allora, adesso avete un po' di pazienza. Andiamo in pausa. Musichetta di Bredi. La pausa sarà un pelo più lunga. Perché devo andare a ritrovare la partita. Cadu. Ok, bene. Abbiate pazienza un attimo. Musichetta di Bredi. E andiamo. Thank you. Bene signori, ben ritrovati qui. su questa partita cadò una miniatura. Ecco, si toglie il cappello anche Barba Fantasy perché questa qui è da togliersi il cappello. Una partita giocata nel 1995, quindi qua aveva quasi 60 anni. Ghiplis, è... partita giocata in Svizzera a Biel contro un certo Schulz un peppino meccanico, andiamo a vedere, perché questa è una miniatura leggendaria, e 4 C6, Caro can tu di ma con la Karokan è difficile fare le miniature. D4, D5, Sberlucco Sberlucco, C4, attacco Panov, attacco del panettiere, signore. Bianco giocare col pedone isolato. Cavolo C3. 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 C6, sviluppo normale. Vescovo G5. Sberlucco. Attenzione. Sberrucco, per ogni isolato. Adesso qui probabilmente non si può prendere. Che succede? Ah, qui sì, posso prendere... Posso prendere per sì. Si può prendere, però qua arrivano delle complicazioni inaudite. Con la Rocco Lungo. C'è pressione su questa colonna, poi il cavallo potrebbe riuscire a dare un doppio, il problema dello scacco. Variante critica. Schulz, vediamo se prende il pedone, lo prende di cavallo. Di cavallo è ancora peggio. Perché adesso arriva. cavallo fe tra la migliore del motore. Attenzione! Il barocca con scacco, insomma, un tempo. Barrucca con la donna, non cambia le donne. Partita d'attacco miniatura ah, qui eh, gioca la donna C2 perché attacca il vescovo. ok, bene cioè, allora, una mossa normale scacco eh, vabbè, parerò uno scacco e eh, lo parlo a rocco corto questa è una mossa di sviluppo in realtà perché adesso tutti e due i lettori giocheranno ma attenzione sberrucco, cioè, cambio i pezzi cambio i pezzi ho il pedone in più sberrucco, sberrucco siamo già più 3.2 Donna B6, attacca anche il cavallo, ma cosa può succedere qua? A4 dipende il cavallo. A6 lo riattacca. E qui attacca la donna. Non può prendere il cavallo. Bescuetano. Cioè, la continuazione è praticamente forzata. Qui attacca la donna, copre con il cavallo e qui sacrifica di pezzi Sacrifica il cavallo! Cavallo in presa, Schulz. Wow cavallo, ma lo sberrucco ma lo sberlucco, ma non è finita non è finita, perché qua adesso c'è un altro sacrificio di pezzi, il torone per i grossi se prende con la donna parte il torone pulito, attenzione e la gioca, sberlucco sposta la donna, propone il cambio delle donne e qui A5 può cambiare tutto, ma spinge il pedone nero, avanti di punta a ruolo sberlucco il barrucca con la torre non poteva prendere col pedone sennò c'era matto spinge il pedone e qua dice ah ma io voglio difendere l'ultima casa qui la casa di scacco no perché poi scacco e fa la promozione no? difendo col vescovo ma qui arriva l'altro torne per nigotti e il vescovo non ha più casa. il vescovo è intrappolato e eh, non può più reggere questa casa e dopo sul giocatore C8, infatti il nero qui ha abbandonato una miniatura. Così, in 4-4-8, ma no, volevo, volevo, volevo far vedere perché... cioè sembrava tutto semplice, no sembrava tutto semplice. Bene signori, che dire, magari qualche altra partita su di lui ne verrà fuori in qualche puntata. Io spero che vi siano piaciute queste partite, adesso capite perché Tal gioca da Tal. Ok, adesso direi che è ora di chiudere. Andiamo in chiusura. Barba Fantasy vuoi salutare. Ciao a tutti da Barba Fantasy, io sono fantasiosi, mi raccomando, like e descrizioni, fatelo anche per me. Che mi devo pagare il cappellino nuovo. Gli altri barbascacchi rubano le cose ma io le pago, sono onesto. Ciao a tutti, ciao ciao. Ecco. Lui se n'è andato e noi ci vediamo prossimamente magari domenica farò un video breve su una partita così volante vediamo e poi lunedì forse premiere o, o mercoledì vediamo, vediamo vediamo cosa succederà bene con questo è tutto ciao arrivederci mettiamo i titoli di coda e la musichetta di Bredi ciao e arrivederci